piccolo sognavo di diventare panettista, perché comunque essendo nato in una famiglia così e vedendo mio padre come mito delle persone, perché poi nel paesino piccolo che è, però le persone hanno sempre ammirato mio padre per quello che ha fatto da un paesino piccolino, arrivare in nazionale, vincere un mondiale. Io ho sempre ammirato lui, perciò fin da piccolo ho sempre sognato di diventare come lui. Lui vuole far piangere subito, Sì, l'idea è oppure, ok, va proprio bene. farmaceutico. A differenza sua, io non ero così dotato come lui, però sono sempre stato molto rispettato, forse per la personalità che avevo. Andrea è della stessa bontà, la stessa pasta. Tecnicamente, a mio avviso, è più forte del padre. Crescendo con gli anni ho capito che la pallanuoto sarebbe stata la mia vita e quindi ho 15-16 anni quando ho cominciato seriamente ad allenarmi 2 volte al giorno, così ho capito che il mio sogno sarebbe diventato e stava diventando quello di diventare un pallanuotista. Andrea lo vidi giocare la prima volta a livello giovanile in una finale di un campionato nazionale. Aveva 16 anni. Lo chiamai e gli feci fare ispezione di allenamento con noi. E lì mi resi conto che era un atleta di grandi potenzialità. È stato un susseguirsi di successi in un periodo in cui dall'allenante Scamoglia, la società dove ero prima, sono stato chiamato nella Pro Recco e poi di conseguenza è arrivata anche la convocazione nazionale maggiore, che è stato un obiettivo importante per la mia crescita e per tutto il lavoro che comunque stavo facendo da anni. Prima c'era stata la nazionale giovanile, i vari tornei, le varie competizioni, però quando è arrivata la convocazione della nazionale maggiore ovviamente ha un effetto diverso. Io ogni volta che gioco per la nazionale lo sento un po' questo peso del sette bello e di tutta la storia che ha fatto dello sport, della pallanuoto. Il sogno più grande ovviamente è quello di partecipare alle Olimpiadi, non se non le prossime di Rio 2016, comunque in generale alle Olimpiadi, penso sia il sogno se non di tutti o di quasi tutti gli sportivi, ecco. Detto questo, ovviamente non voglio dire anche vincerle, però iniziamo col partecipare alle Olimpiadi e poi eguagliare mio padre, quindi vincere il mondiale, perché finché non lo faccio lui mi continua a dire finché non vinci il mondiale non sei nulla. E non puoi parlare in casa di pallanuoto, quindi io finché non vinco un mondiale come lui, a casa non posso parlare di pallanuoto, così mi dice.